Adesso ci sarebbe un altro particolare, quello dei sandali, che è ancora collegato alla questione della sposa e dello sposo. Allora, il fondamento è, primo capitolo di Giovanni, la testimonianza del Battista a quelli che vanno a interpellarlo. È lui che risponde, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, del quale io non sono degno di sciogliere il laccio dei sandali. Allora uno dice: guarda com'era umile San Giovanni Battista, che non si riteneva neanche degno. Allora, che San Giovanni Battista fosse umile, io non lo metto in dubbio perché è diventato santo, quindi era umile sicuro. Però non è una dichiarazione di umiltà quella. Per arrivare a capirlo, bisogna andare a rileggersi con una certa attenzione il quarto capitolo del libro di Ruth, che documenta una consuetudine che consisteva in questo: se io sono sposato con una donna, a quei tempi si usava ancora così, sono sposato con una donna e quella, cioè, e io muoio senza avere figli da quella donna, mio fratello deve sposare quella donna lì e il primo figlio che le nasce è considerato mio erede. Allora, ci possono esserci dei motivi miei personali di mio fratello che gli impediscono di contrarre matrimonio con questa donna. Nel libro di Ruth sono evidentemente motivi di natura economica, ma lasciamo perdere. Di fatto, quello che rifiuta di sposare, l'interessata, la vedova, trasferisce il proprio diritto dovere nuziale all'altro parente più prossimo. Per indicare il passaggio di questo diritto dovere si scambiavano il sandalo, cioè uno si toglieva il sandalo, lo dava a quell'altro, eccetera, e questo facevano alle porte della città in maniera tale che ci fossero i testimoni. Allora, quando Giovanni Battista dice che lui non è degno di sciogliere il sandalo, di quell'uomo, gli dice: guardate, amici miei, lo sposo è lui. Bene, è Cristo, non è nessun, è Gesù Cristo, è nessun altro, va bene? Allora, capite che il discorso che stavo facendo sulla nube, sul colore, eccetera, eccetera, e questo concordano, cioè la presenza di Cristo ad Onelia è la presenza del Cristo sposo della Chiesa. E il sacerdozio a cui Don Elia aspirerà per tanto tempo è quello che lo assimilerà fino in fondo alla identità nuziale di Cristo. Ci siamo? Vediamo un po' se c'è dell'altro. Vabbè. Sulle cicatrici che aveva alle mani e sulla corona di spine non credo che ci sia molto da commentare perché sono particolari che sono evidenti in tutti e tre, in tutti e quattro i Vangeli. Invece, questo fatto di Gesù che mostra le proprie ferite, eccetera, vorrei che noi lo guardassimo con una relazione più stretta a quanto è raccontato nel capitolo 20° del Vangelo di San Giovanni, in cui si parla della apparizione di Gesù ai dodici il giorno stesso della risurrezione sua. Quelli sono chiusi in casa perché hanno paura. No? Gesù si presenta in mezzo a loro e dice il testo, e mostrò loro le mani e il costato. 8 giorni dopo, stesso episodio, avendo presente che questa sequenza, il primo giorno della settimana, 8 giorni dopo e compagnia bella, ha un suo, come dire, una sua conferma all'inizio dell'Apocalisse. Quando si dice che Cristo appare ente kyriake chimera, cioè nel giorno del Signore,
che non è più il sabato, che è la domenica. Kyriakos significa dominicus, va bene? Kyriakos in greco, stesso termine, va bene? Ci siamo? Allora, in questa circostanza, e questo è un punto secondo me importante, Gesù dà ai suoi, comunica lo spirito e dice loro: coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi, e compagnia bella. Io non lo so se voi abbiate letto la vita di Don Elia. Se l'avete letta, probabilmente vi siete accorti che la metà dei suoi giorni li ha passati a dare assoluzioni in giro dopo che era prete. Prima a preparare la gente alla confessione. Cioè, noi abbiamo qui un calco preciso di Giovanni 20 nell'apparizione e nel compito che da Cristo viene dato a Don Elia. Non so se... poi dopo ci sarebbe il dialogo stesso. Figliolo, mi ami tu? Non mi viene in mente nessuno, no? Il dialogo di Gesù con Pietro sul lago di Tiberiade. E anche lì la cosa interessante è che c'è il dialogo, ma si conclude con l'impegno di cui Pietro viene investito di continuare ad esercitare il ministero di Cristo sui suoi agnelli e sulle sue pecorelle, no? E quindi di nuovo abbiamo la continuità della persona di Cristo nella persona di questo sacerdote. Bene. La questione del raggio che parte, io credo che sia necessario metterla in contatto con un testo del Libro della Sapienza che normalmente nei primi secoli del cristianesimo viene inteso come ed esaminato come un testo cristologico, che dice che la sapienza è una esalazione della divina potenza, notate i termini, ed un effluvio puro della gloria dell'onnidominatore. Tradurre onnipotente non va bene, perché crateo significa possedere, e quindi pantocrator significa colui che possiede tutto, una cosa diversa. Bene. Perciò nulla di contaminato, eccetera. Mentre invece nel prologo della lettera agli ebrei leggiamo Gesù Cristo essendo irradiazione della gloria ed impronta di lui e reggendo tutto con la propria potenza, eccetera. Allora io vorrei che voi notaste i termini effluvio, irradiazione, eccetera, che sono prossimi a quel raggio che Gesù emette e con cui colpisce il petto di Don Elia. Perché? Perché se leggete bene i testi di Ebrei, i testi di Sapienza e il racconto che Don Elia fa di quello che gli succede, voi vedete una continuità, si fa per dire, di percorso che è dal padre al figlio e dal figlio a quel prete che gli sta, che sarebbe diventato prete, che gli sta davanti. Cioè c'è una continuità di missione che parte dal seno del padre, diventa Cristo e diventa la presenza di Cristo in Don Elia. In realtà dovrebbe diventarlo in ognuno di noi, ma forse noi abbiamo qualche ostacolo a questa cosa, ma prima o poi, qualcuno, sì, prima o poi forse sì, riusciremo. Ecco. Bene, e tenete presente quanto segue, ed è l'ultima roba che vi dico, tenete presente che
la sapienza è sia nei libri sapienziali che all'inizio dei Vangeli il principio di liberazione dal male, liberazione dal peccato. Vorrei che voi notaste che nella predicazione del Battista si dice che lo Spirito è sul servo di Dio, si richiama Isaia 42, che lo Spirito è su di lui e libera dal peccato, si carica del nostro peccato. Ma il testo che io considero più significativo è Giovanni 8, 43, dove si dice: se persevererete nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Badate che è importante questa successione fra il perseverare nella sua parola, che vuol dire rimanere nella comunione con lui, perché la parola è lui. Ci siamo? E questo ci porta alla conoscenza piena della verità, che non è il discorso di Gesù dove non ci sono delle bugie. Mi spiego? La verità è identicamente la persona di Cristo, perché quando voi leggete il Vangelo di San Giovanni, soprattutto, tutte le volte che Gesù dice «Io sono la verità», è come se dicesse a quelli che gli stanno davanti: «Amico, se vuoi sapere chi sei, guarda me». Chiaro? Allora, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, cioè vi fa figli e quindi non più schiavi di nessuno. Ma allora, io non lo so se sia chiaro il nesso fra quello che ho detto e tutte le cose che ha visto Don Elia, soprattutto tutte le cose che Don Elia ha sperimentato poi nel resto della sua vita. Se il nesso non è chiaro, ve ne chiedo scusa. Per me lo è. Va bene. Sono sempre sorpreso quando parla Don Carlo, nonostante la mia lunga frequentazione con lui, sono sempre estremamente sorpreso. A Don Carlo abbiamo affidato un compito, diciamo così, filologico, interpretativo, ma il titolo, che su sollecitazione del magnifico rettore abbiamo cambiato, perché il titolo è dovuto molto alla sollecitazione del nostro rettore, individua come due termini, esegesi biblica ed esperienza. Le due relazioni che seguono, cioè quella di Umberto Callegaro e di Don Gianni Terreno, hanno questo taglio più esperienziale, questo taglio più vissuto, no? Di un rapporto reale, anche se per certi versi straordinario. Allora cederei la parola a Umberto per la sua comunicazione. Mi alzo in piedi perché per tanti anni ho fatto l'insegnante tecnico pratico e sono un salesiano laico, porto il crocifisso che tutti dovrebbero portare dei salesiani, che distingue sia sacerdoti che laici. Io sono un religioso laico, non sacerdote. Chiedo scusa, il rettore magnifico è scappato, glielo dite, perché è la prima volta che in una sede dove si
porta avanti la cultura, eccetera, parla un ignorante come me. Anche se ho insegnato, però, materie tecniche. Cioè, quindi chiedo scusa al nostro oratore e gli ho detto, io sono ignorante, però ho capito tutto quello che lei ha detto. E volevo dire una cosa al nostro arcivescovo. Quando amministra il sacramento della cresima, si immedesimi veramente su quella persona, perché lo Spirito Santo entra. Io l'ho sentito profondamente entrare in me nella cresima. Poco nella comunione, perché ci avevano preparati, attenti le suore, non toccatela coi denti, e tutti, allora, e cosa dicevamo al Signore? No, dicevamo, andare giù. È tutta, ma veramente il Signore entra in ognuno di noi. Io dico al nostro arcivescovo, il Signore sta facendo una grande grazia col dono che ha fatto a Don Elia, che lo vuol fare a tutti noi e lo vuol fare a tutti i giovani, credenti e non credenti. Noi dobbiamo annunciare la verità, ma veramente con fede. Io i ragazzi tutti i giorni, ancora adesso, sono in cortile e vengono lì, si confidano con me, ma non insegno più, mi faccio vedere in laboratorio, passo e vengono a prendere le caramelle, con la scusa delle caramelle, ma uno mi fa, una ragazza mi fa, ma lei crede in Dio? Guarda, io sono sincero, credo più in lui che in me, credo più nella sua esistenza, perché la sento dentro di me come la senti anche tu. Tu lo cerchi il Signore magari attraverso il ragazzino, attraverso qui, attraverso là, ma guarda che è Lui, solo Lui che ti fa felice. Solo Lui ti farà incontrare il ragazzo che veramente è perfetto per te. Oppure se è un'altra strada, perché il Signore ama le sue creature persona per persona. Amo un ragazzo che era distratto. Gli faccio, poi tu guarda che il Signore ti ama in una pienezza perché è padre, e se amasse più la Madonna di te non sarebbe un vero padre. Pensate, è padre, cosa gli diciamo noi ogni giorno al Signore? Queste cose me le ha insegnate stando a fianco Don Elia, perché io ho un tipo molto sbarazzino, poi a giocare a pallone a Bologna mi chiamavano Bettega, e vi racconto poi una storia di Bettega e della Juve Bologna Juve, se mi ricordo, mi interrompo poi quando è ora, perché se no, dunque, frequentando Don Elia ho preso anche un po' il suo modo di parlare. Anche qualche parola in bergamasco, prendi quel barbai lì. Allora, qual è il barbai? Devi capirlo anche tu, se stiamo facendo un lavoro, cosa serve adesso? Lo sgarzino, ecco, prendilo. E tutto così. Ancora adesso tutti gli allievi grafici, perché oltre che a fare, ho fatto poi per tanti anni il grafico, insegnante di stampa offset, fotoriproduzione, eccetera, eccetera. Questi ragazzi si divertivano un mondo. Insegnavo la tecnologia attraverso la pratica, ossia, come diceva Leonardo, no? La teoria non deve essere disgiunta dalla pratica e la pratica dalla teoria. Quei ragazzi, se non gli si sta a fianco e non si crede in loro e non si comunica e non si parla, non si riesce a trasmettere. A parte che
un'anima in grazia trasmette la luce. Cioè, anche Mosè, quando è sceso dal monte, hanno dovuto incappucciarlo, così almeno non so se i biblisti, perché faceva una luce tremenda, ma era riflessa. Noi dobbiamo essere riflettori. L'Elia, solo a guardarlo, si vedeva che dagli occhi gli traspariva una luce particolare. Non voglio essere uno che parla di miracoli, eccetera. No, no, l'Elia era un uomo vero, un uomo che si arrabbiava, che tirava su di peso, e se c'era qualcheduna che le chiamava le imbesuite, che gli correvano dietro perché ha visto Gesù, oh, ha visto Gesù. Tutte, anche noi lo possiamo vedere, voi, Gesù è in ognuno di noi, anche in peccato, è lì perché vuol salvarlo. Più uno ha peccato e più un padre lo ama per attrarlo e salvarlo. Quest'anno di misericordia è venuto a pennello, ma sappiate, soprattutto qui in Urbino, che il cuore di Gesù rimane aperto, quindi la porta è sempre aperta fino alla fine del mondo, e vuole donarsi a tutti, soprattutto ai giovani. Era iniziata la conferenza e là non c'era nessuno là sopra, e mi dicevano ci saranno i giovani, eccetera. Vedrete, fra non molto sarà piena di giovani, hanno sete di Dio, e l'Elia lo comunicava. Io l'ho capito per grazia dello Spirito Santo, perché prepara la lontana anche con tutti i peccati che abbiamo fatto o che faremo, perché siamo fragili, la misericordia c'è per questo. Quindi i sacramenti, chi non è in grazia, si mette in grazia, chieda il perdono, vada da un confessore, non abbia paura, per carità, i confessori ne hanno già sentite tante che non si spaventano di niente. E l'unico a non spaventarsi, l'unico che vi vuole salvare, che ci vuole salvare, è lui. L'Elia portava Gesù a tutti, a tutti. Vedeva una persona, anche una volta sola, la ricordava. Dopo anni, ha visto un mio confratello, una volta gliel'ho presentato, sì, questo gli dice conosce. Dopo vari anni mi fa, ma quel tuo confratello là, sì sì, allora gli rimaneva inciso. Quando Gesù gli diceva qualche cosa, lui che non riusciva a tenere a memoria niente, gli rimaneva talmente scolpito dentro la via, il nome, il cognome, tutta la strada che doveva fare, eccetera, eccetera, e arrivava. Dice, nessuno poteva fermarmi, ero come un leone per fare la volontà di Dio. Quanto sangue, quante sofferenze ha passato per dare inizio alla, prima per diventare sacerdote, perché io capisco l'eccellenza di aver avuto dei dubbi inizialmente, vero? Immaginatevi Monsignor Costanzo Micci, e dobbiamo ringraziarlo tanto. Lui l'avevo incontrato a Milano e mi è subito apparso la persona, ma non tanto per quello che lui era, ma per quello che diceva, no? E come a me, no, è un asino, è l'asina di Balan, ha parlato, ma nessuno dovrebbe meravigliarsi che ha parlato. La meraviglia è che ha detto cose giuste, cose vere, e questa è la cosa più bella. Allora, Don Elia, quando andavo dal Nesco Amici, era dubbioso, no? Con la Maria Teresa, che ringrazio perché
ne abbiamo fatte di cotte di crude per aiutare e cercare di convincere. Se uno attento prega, infatti era molto delicato il vescovo Costanzo Micci. A un certo punto, siccome non si riusciva a sbloccare niente, gli ho detto: senta, eccellenza, se lei fa sacerdote l'Elia, il Signore le perdona tutti i suoi peccati. C'era lì tutta la gente, e parlo di Maria Teresa, non sapeva più che fare, e lui è tutto contento, eccetera. Comunque, adesso dico alcune cose che servono a capire di più l'autobiografia, perché qualcuno ha detto: ma non è una vera autobiografia. No, è quello che lui ha dettato, altri hanno battuto, ma l'ha dettato, e ne mandava la copia sempre a me e mi diceva: devi essere tu a sta parte, devi essere tu preparato. Ma immaginarci, conoscevo il Don Massimo Astrua, fratello di Nino, che ha aiutato molto per la costruzione, vero? Ed era uno scrittore, ha fondato una editrice lì a Milano, la MIMEP, Misit Me Evangelizzare Pauperibus, è giusto? Oh, bravo. Allora, e quindi gli ho detto: devi essere tu, Elia, dai, perché voleva che si pubblicasse? Uno dice: ma è ancora vivo? Io dicevo: ancora vivo? No, non è possibile, è meglio aspettare quando muore. No? E invece, perché voleva salvare attraverso i racconti che Gesù gli ha, tutto quello che Gesù gli aveva comunicato, di donarlo agli altri. Perché Don Elia non è santo perché ha visto Gesù. Non è santo perché è andato a destra, a sinistra, ha fatto il... È santo perché, da uomo com'era, ha sofferto, avrà fatto anche lui i suoi peccati. Infatti, vedete qui, per farmi vedere che sono in gamba, ho portato qualche rivista, ma non mi leggo niente. Comunque, con questa rivista c'era un articolo che mi ha chiarito, perché anch'io poi, quando ho pubblicato i commenti, no, che buttava via le medicine, si arrabbiava di qua, di là, perché era uno che dice: abbiamo fatto torto a tanti santi, lo dice San Francesco di Sales, avere pubblicato libri presentando i santi come già qua sono nati santi, come se non avessero avuto difetti. Invece bisogna pubblicare interamente difetti e peccati, perché di lì si vede che la redenzione è vale per tutti, e che tutti possono diventare santi. Ognuno nella... È inutile che io mi metta a imitare Padre Pio, non guarisco nessuno. Capite? Ma anche Padre Pio non guariva nessuno, era il Signore in lui, solo lui opera i miracoli, neppure la Madonna. Intercedono presso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi Don Elia, la vita di... Bene. La vita di Don Elia è per, si può ripetere in ognuno di noi in maniera diversa, ma lo stesso amore che Gesù ha avuto per Elia l'ha per ognuno di noi. Ognuno, me che sono l'ultimo, proprio faccio crepar da ridere solo quando penso a chi sono, però il Signore mi ha voluto e io sono quello che sono per grazia sua. Ognuno di noi, tutti siamo responsabili. Ora...